Buonasera a questa serata di dirette del 15 febbraio 2013 su Libri TV. Apriamo di consueto questa serata con la virgola. È stata una giornata un po' frenetica. Libri TV ha seguito delle conferenze qui a Roma e devo dire la verità, ho avuto poco tempo per organizzare qualcosa di più sensato del solito da dire. Credo che anche i miei capelli un pochino rispondano o meglio, esplicitano un po' la situazione. Comunque, proverò ugualmente a cercare di sviluppare un discorso e per stimolare qualche riflessione, magari che potrete poi dopo scrivere sui commenti. Allora, volevo partire dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti umani. È stato un processo lungo che diciamo, per sintesi potremmo far partire, diciamo, dalla Rivoluzione francese, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Poi questi principi basilari verranno sanciti e completati in occasione di un'altra pietra miliare della storia, cioè perlomeno della storia contemporanea, cioè la fondazione delle Nazioni Unite, il suo statuto, che sanciscono appunto questi diritti facendoli assurgere quasi a un diritto internazionale naturale, a cui nessuna nazione può ritenersi, da cui appunto nessuna nazione può ritenersi svincolata. Nel tempo, nel nome della violazione dei diritti sanciti da questa dichiarazione fondamentale, cioè usando la violazione di essi come legittimazione ad agire, si sono elaborati vari tipi di azioni internazionali contro i governi delle nazioni che non rispettavano tali diritti degli individui che componevano il proprio popolo. Tanto che negli ultimi decenni è venuta sempre più affievolendosi in queste circostanze. Un altro principio, novecentesco, che è quello un po' dell'inviolabilità e della sovranità nazionale. Fino appunto all'attenuazione, abbiamo avuto vari esempi recenti negli ultimi decenni del concetto appunto dell'assolutezza dell'inviolabilità dei confini. Terminando l'indegna ultrasintetica digressione storica, direi che se dal punto di vista delle vittime di tali violazioni i diritti umani sono per tutti gli esseri umani, mi pare che dal punto di vista di chi dovrebbe muoversi, parlo appunto anche di comunità internazionale, in difesa di essi, non tutte le vittime siano uguali. Emergendo così molto spesso anche la frequentissima strumentalizzazione politica che di essi si è fatta in molte occasioni. Nonché il fatto che vi sono, appunto, la constatazione che vi sono vittime più vittime di altri. Abbiamo appena assistito, seppur da lontano, a seguito appunto di resoconti dai media, all'intervento, per esempio, della Francia, supportato dalle che della Francia a supporto delle popolazioni del Mali, che sono state assalite da gruppi armati jihadisti. Questo intervento è stato variamente in qualche modo commentato dalla comunità internazionale. Che cosa accadeva? Accadeva appunto che queste comunità civili nel Mali, nel nord del Mali, erano assalite da gruppi armati jihadisti in seguito praticamente a un colpo di Stato che aveva deposto il presidente Touré. Sono state molte le perplessità su questo intervento. Qualcuno ha parlato di neocolonialismo, soprattutto in relazione a dichiarazioni di Hollande, secondo cui appunto la Francia doveva mettere fine alla Françafrique, cioè praticamente al complesso di interessi politici ed economici, direi gli interessamenti in Africa, determinati dal suo passato di potenza coloniale, una prassi che praticamente è comunemente svolta da tutte le ex potenze coloniali, realizzando poi un neocolonialismo in pratica. Probabilmente una strumentalizzazione ci sarà anche stata appunto di questa violazione dei diritti umani con questo repentino intervento della Francia. Questo lo staremo a vedere. Si è parlato ovviamente di miniere, interessi minerari della Francia e così via. Però io volevo riportare l'attenzione proprio su quelli che sono poi i destinatari di questa
questo complesso, o meglio, di queste dichiarazioni, di questo grande principio giuridico che è la dichiarazione dei diritti umani. Cioè i diritti umani praticamente si rivolgono all'individuo, alla persona. E salvo delle mistificazioni che poi potranno emergere, che quindi in qualche modo mi daranno la possibilità di ricredermi, proprio le comunità locali, i civili, i singoli intervistati, pare che abbiano apprezzato questo intervento, perché sono potuti tornare a fare cose che fanno da migliaia di anni e che da quei gruppi jihadisti che avevano preso il controllo di quel territorio erano state proibite. Faccio un esempio: farsi per esempio un bagno al fiume. Ecco, la storia poi ci dirà come evolveranno le cose, ma una cosa pare certa adesso, che i singoli individui che costituiscono quelle popolazioni che non sono interessati, neanche formalmente conoscono gli assetti geostrategici mondiali, hanno gradito questo intervento. Nulla è accaduto di simile, probabilmente neanche accadrà, per difendere le popolazioni civili siriane, martoriate dai colpi di artiglieria di Assad. Ormai la vicenda siriana è divenuta un genocidio sotto gli occhi semi impassibili del mondo intero. Sono meno vittime i siriani dei malesi, o meglio delle popolazioni del Mali? Non lo so, io non credo, ovviamente la risposta è no. Eppure nella prassi ci si comporta così, come queste discriminazioni, diciamo, questi differenti trattamenti di questo problema, della violazione dei diritti umani, accade in varie altre parti del mondo. Ci sono delle popolazioni che hanno avuto la sfortuna di nascere in un paese al centro di equilibri mondiali, equilibri a cui loro non penso interessi molto, e che sono indirettamente causa dell'indifferenza internazionale. Nessuno agisce per paura di reazioni prevedibili anche catastrofiche. E quindi le violazioni di diritti umani, che possono essere perpetrate da governi totalitari, da fazioni religiose, o da quant'altro, scorrono in qualche modo, si consumano genocidi e nessuno interviene. In mezzo a queste due piramidi che si toccano dai vertici, chi c'è? Le persone, le famiglie, i bambini, l'essere umano che da sempre è vittima di se stesso e di altri esseri umani sotto forma di capi carismatici, politici, religiosi, a cui dato la delega e a cui spesso ha consegnato anche la propria libertà. Sembra passato un secolo da quando nelle città del Pakistan giovani donne giravano con delle gonne corte al ginocchio, ma non è passato un secolo. Sembra una cronaca del Medioevo, quando si ascolta di stupri di massa di donne scese a manifestare per le strade del Cairo, ma non è così, non è Medioevo, è oggi. Sembra sempre il Medioevo quando si entra nelle carceri italiche, dove accade di tutto, eppure non è così, è oggi. Tutto in spregio a quella dichiarazione, torniamo un pochino dalla cosa a cui ero partito, da quella dichiarazione fondamentale dei diritti umani, dichiarazione su cui pare ancora oggi, nei fatti, non tutti siano d'accordo. Questo volevo dirvi oggi. Mi dispiace per l'andamento un po' scoordinato e delirante. Comunque, ovviamente, in compenso avrete a breve su Libre TV dei nuovi video che abbiamo girato, nuove interviste che Libre TV ha girato, che riguardano ovviamente la campagna elettorale in corso. Ovviamente, come sempre, ringrazio la regia di Donato Volpicella. Ricordo che Libre TV è un'associazione che si autosostenta e che viviamo in qualche modo dei proventi che vengono dalle iscrizioni, e quindi sarebbe interessante, sarebbe utile che vi iscriveste non solo per una questione economica, ma anche per collaborare fattivamente. E passo direttamente a illustrarvi il palinsesto, che è un palinsesto molto, molto interessante. Alla fine della virgola del direttore, alle 20:45, avremo la striscia filosofica. Il titolo di questa trasmissione è Il futuro della sinistra tra socialismo e pensiero liberale. Luca Taddio condurrà questa trasmissione e l'ospite sarà Giovanni Leghissa, redattore della rivista
Out Filosofia, docente di filosofia della cultura presso l'Università di Trieste. Alle 21:15 avremo un Liberi al Pub. Avremo una seconda puntata di un Liberi al Pub di un paio di settimane fa, se non vado errato. Il titolo, quindi una seconda puntata rispetto a quell'argomento, il titolo di questo Liberi al Pub di oggi è Cambiare orientamento sessuale è un diritto? La parola ai nostri ospiti. La prima parte, appunto, che abbiamo avuto è stata condotta da Riccardo Cristiano, e che condurrà anche questa seconda puntata, è stata fonte di un dibattito abbastanza acceso che si è appunto concretizzato nei commenti del video, appunto, della trasmissione sul canale di YouTube. Partecipano a questa trasmissione, in questa seconda puntata, Gianmario Felicetti, coautore del libro Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, Lavinia Durantini, di Eos Arcigay Cosenza, Alida Vismara e Andrea, che abbiamo avuto appunto nella prima puntata. Riccardo Cristiano, come vi ho detto, condurrà questa puntata. Alle 20:15, Voci Radicali. Voci Radicali che condurrò io, aggiornamenti sulla questione del sangue infetto. È una questione di cui ci siamo già interessati, spero che avremo delle informazioni nuove. Una vicenda abbastanza drammatica e la illustreremo. Avremo come ospite Andrea Spinetti, radicale e cofondatore del Comitato Vittime Sangue Infetto, ed Elisabetta Cannone. Alle 22:45 la Leggera Euforia, il consueto spazio di approfondimento dal mondo antiproibizionista condotto da Gloria Sterzi, in cui sarò ospite anch'io. Questa serata mi dovrete sopportare. Claudia Sterzi, segretaria dell'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Sperando che il web ci supporti in tutto e per tutto, alle 23:15, se non abbiamo problemi, appunto, è prevista la chiusura delle trasmissioni. A questo punto io restituisco la linea alla regia di Donato Volpicella e appuntamento, appunto, alla Striscia Filosofica, il prossimo appuntamento di Liberi TV. Grazie.